però adesso il fatto che eravamo anche al Playa Mai o comunque diciamo nella, per la società non era comunque una cosa prioritaria, questa cosa prioritaria era riuscire a trasferirsi a Milano, quindi adesso via con una casa riusciremo ogni anno ad aggiungere dei pezzi e magari a creare quello che deve essere il campo d'allenamento, un laboratorio per far crescere i giocatori ma anche le giovanili. Poi abbiamo descritto la situazione migliore, quella in cui c'è una settimana per lavorare, succede nel club durante i playoff o con le competizioni internazionali, ma succede sicuramente in nazionale quando in un torneo giocate praticamente ogni giorno o quasi, e quindi mi interessa molto sapere in situazione di fretta come riuscite a gestire la gestione informazioni con i vostri giocatori. Beh, molte volte con il giorno della partita, perché per esempio in Volleyball Nation League, che arrivi il martedì nel luogo dove farai la competizione e giochi il venerdì, sabato e domenica, non puoi dare prima troppe informazioni di tutte le squadre perché sennò i giocatori non capiscono nulla, quindi per forza le informazioni vai a darle il giorno della partita, perché il venerdì giochi e sarebbe sbagliato dare delle informazioni sulla partita di domenica, perché poi non capiscono più nulla, poverini. Già cerchiamo in tutti i fogli gara di mettere meno informazioni possibili in modo da non creare troppa confusione, o comunque dare le indicazioni dove siamo più sicuri o comunque più facili che loro riescano a capire durante la fase gioco, in partita. Quindi con la nazionale è molto difficile, perché per esempio si perde già il lavoro che facciamo in un club di preparazione durante la settimana alla partita della domenica, perché comunque per esempio in Volleyball Nation League ogni weekend giochi tre partite con tre squadre diverse e non hai mai giocato, perché con la nuova Volleyball Nation League vai a giocare una partita con tutte le squadre. E è complicato perché già ci sono pochi allenamenti, perché poi l'oretta d'allenamento hai un'oretta e mezza sul campo da gioco e basta, quindi al giorno, quindi diventa dura anche allenarli e fare esercizi proprio di allenamento, andare a fare anche esercizi per cercare di migliorare la nostra qualità di gioco. Quindi in quel caso voi date un foglio gara, immagino, no? Prima della partita, e farete una seduta video. Facciamo una seduta video al massimo tipo il venerdì, per la partita del venerdì ne facciamo già una il giovedì, certo, e una più piccola il venerdì, per cercare di rendere anche meno pesanti i giocatori e di cercare di avere il pieno della loro concentrazione su quello che stiamo dicendo. E sì, però è solitamente un video il giorno della partita, dopo l'allenamento mattutino, quando si rientra in hotel prima di pranzo, solitamente quello è il momento in cui si fa video. O al massimo si può anche fare due video nello stesso giorno, quindi cercare di spezzare il video in due più piccolini, uno prima di pranzo e uno quando loro fanno la merenda prima di partire per il palazzetto. In questo caso vi prendete magari delle 5 minuti o solo con i centrali o solo con gli alzatori o solo con gli esterni per dare qualche indicazione? Questo lo fanno di più i due secondi allenatori, quello okay. Sì, perché io sostanzialmente il giorno che ci sono le partite sono al palazzetto dal mattino alla sera, perché poi sono lì a vedere tutte le partite, a prendere tutti i dati di tutte le partite, quindi io con la nazionale purtroppo in momenti così di competizione diciamo non riesci tanto a far vedere ai giocatori delle cose, però ci sono anche i due secondi allenatori che appunto parlano con gli opposti, il giocatore va un attimo da lui, guarda ieri ho faticato in questo, mi fai rivedere i miei attacchi per esempio, allora li prendono, cercano di parlare con lui, il tempo qua, anche un po' il palleggio che non è andato benissimo, cioè quindi in questo lo fanno più i due secondi allenatori rispetto al club dove vengono anche direttamente da me i giocatori. Quando succede che addirittura non si conosce l'avversario, nel senso che ci sono competizioni mondiali o altro in cui devi aspettare il risultato di un'altra gara, e quindi insomma immagino le nottate davanti al video, e in quel caso come gestite la comunicazione con i vostri giocatori? Beh, la comunicazione no, vabbè, noi cerchiamo sempre di avere anche dagli anni scorsi, cioè dagli anni precedenti, comunque se abbiamo dei dati di un giocatore che comunque magari non è la prima volta che va a giocare con quella squadra, però andiamo a prendere anche dei dati passati, cerchiamo di avere comunque già un archivio dove nei casi più difficili piuttosto andiamo a prendere delle informazioni vecchie, però di un giocatore diciamo già un po' anzianotto diciamo esperto, dai, più che esperto dai le sue direzioni d'attacco, i suoi gesti in attacco sono quelli, difficili che cambi da un anno, o andiamo a vedere anche con i club più o meno che
che come erano le sue abitudini, quali sono le sue preferenze. E con i giocatori non so bene, è tosta, perché anche loro comunque le poche ore libere cerchi di farli riposare, di farli anche staccare un po' dalla pallavolo, perché sennò diventa pesante. È difficile tutto questo, mentre noi staff siamo molto più ok, arriviamo in hotel, ci mettiamo a lavorare su, prepariamo al massimo anche già la settimana prima, se vedono già delle partite dove andremo a incontrare, dove vedono delle squadre con le quali andremo a giocare la settimana dopo, incominciano già a preparare un po' le cose, si cerca tutto di programmare prima, di pianificare già un po' prima, in modo che poi devi andare soltanto più a correggere due o tre cose. Allora, l'ultime due domande di carattere filosofico, la prima è: secondo te quante informazioni poi alla fine riesce a gestire un giocatore? Perché delle volte forse noi allenatori confondiamo un clinic per allenatori con una seduta video. Io continuo a pensare che less is more, che quindi comunque sia molto la bravura di uno staff, sia proprio quella di dare quelle due o tre indicazioni che poi sono veramente utili, e poi magari, come giustamente ci hai spiegato molto bene tu, integrare individualmente con quei giocatori che invece hanno delle richieste in più, ma soprattutto sono in grado di gestire delle informazioni in più, insomma. Quindi qual è la tua idea di numero di video, numero di informazioni da dover dare a una squadra? Ma i video, diciamo che magari puoi farli anche, secondo me, uno ogni giorno, se serve effettivamente al giocatore per crescere, per capire meglio delle situazioni che poi possono verificarsi in partita. Però secondo me nei fogli gara non dobbiamo andare a dare troppe informazioni, troppe cose che poi sono anche difficili da nel live, nella diretta del giocatore da vedere, da dire: oh cavolo, qua fa così, allora vado dall'altra parte, mi devo comportare così. Quindi per esempio il mio primo anno che ho fatto questo lavoro ero con Prandi, e lui andava a cercare sempre noi andavamo a vedere tante situazioni, tante cose, andavamo già a selezionarlo, ok, sei sono le più che si ripetono molto di più, sono più le tendenze di questo palleggiatore, succede più volte così, e di queste qua andava, di queste 6-7 che si trovava, si andava a cercare ancora le tre migliori. Lui non voleva mai arrivare a più di 3, massimo 4 informazioni, perché dice poi i giocatori non riescono a ricordarsela, uno, e due, sono anche diventa difficile anche riconoscerle, se andiamo a dire col palleggiatore quando va in 4 e si muove in questo modo, alza dietro, cioè sono delle cose poi magari vere, però dobbiamo pensare che il giocatore in quel momento deve già guardare la palla dove va, vedere anche come si muovono gli attaccanti, per dire ok, devi fare tante valutazioni, quindi non avrebbe senso dare troppe informazioni. Il secondo aspetto, lavorando 4 secondo me è il numero giusto, no, andare proprio le precise e quelle più facili che il giocatore riesca a riconoscere. Lavorando tu con squadre di primissimo livello, credo anche che sia importante che passi il messaggio che comunque il sistema di gioco sia la cosa più importante, insomma. No, quello sicuro. Non deve passare l'idea che dobbiamo adeguarci sempre all'avversario, ma dobbiamo trovare quelle indicazioni perché il nostro sistema... La sua identità, poi in base ad avversario questa cosa può leggermente variare, però se per esempio le squadre del Giangio sono forti in battuta, muro, difesa, devono essere sempre buone, perché come non andiamo più a difendere cade il nostro gioco, certo. Non riusciamo più a essere a livello delle altre squadre, non riusciamo più a recuperare dei break che magari abbiamo subito, invece, quindi quello è sempre il focus, noi siamo forti in questo, dobbiamo cercare sempre di essere forti in questo, poi magari si fanno degli allenamenti per cercare di migliorare le nostre forze adattate al gioco degli avversari, quindi a dire ok, in questo cerchiamo di fare cercare di migliorare o di essere più preparati per la partita. No, è molto bello sentire certi giocatori al termine della partita dire: alla fine noi siamo Perugia, noi siamo Trento, noi siamo Macerata, noi siamo Milano, e quindi comunque deve vincere l'idea, no, della consapevolezza, dell'autostima. E poi siamo così forti che abbiamo anche la capacità di cercare di limitare i punti di forza dell'avversario. Insomma, ho visto purtroppo in categorie inferiori molto spesso cercare di stravolgere ogni settimana la propria filosofia di gioco, e si dà un po' un segnale di insicurezza. Ma sì, secondo me quello lì è sbagliato, perché alla fine si crea anche confusione nei giocatori. Cioè, i giocatori devono avere delle sicurezze, che poi possono in alcuni momenti dell'anno venire un po' meno, perché comunque si hanno
ha dei momenti di calo a livello fisico e tutto. E, però anche già quando si costruisce una squadra nell'alto livello si dice ok, che squadra vogliamo il prossimo anno, cioè dobbiamo già avere in mente quali devono essere i nostri punti forza, poi naturalmente ci si va a lavorare subito in quei punti forza e poi man mano si va a migliorare sotto altri aspetti, però già nell'alto livello deve essere ben chiaro come vuoi che sia la tua squadra, se deve essere estremamente fisica come quella di Perugia, quindi sai che andrai ad avere magari qualche problemino più in ricezione, o comunque le tue azioni in difesa non saranno mai lunghissime. Se vuoi una squadra più tecnica con giocatori tipo Trento, certo, gioca una pallavolo estremamente pesata sulla difesa, sulla velocità poi in ricostruzione, in contrattacco, ti fa giocare 5-6 volte la palla nella sezione a volte, quindi vai a costruire la squadra e poi ovvio deve essere quello il loro punto forza, poi possono diventare anche altri punti forza man mano che ti alleni. No, questo è molto interessante e non vale solo per l'alto livello, nel senso che in qualsiasi livello uno alleni deve avere un'idea della squadra che andrà a costruire e dell'idea di come allenarla per sviluppare certi punti di forza. Paolo, grazie mille per il tuo tempo, te lo sei ritagliato dalla Francia durante questa preparazione con la nazionale francese. Ti sei reso disponibile anche per i nostri ascoltatori a fornirci un po' di materiale top secret, non svegliamo niente, diciamo solo che per gli iscritti lo riceveranno nella newsletter di presentazione della puntata. Per chi volesse ricevere questo materiale top secret sarà sufficiente iscriversi al nostro sito e di conseguenza riceveranno tutto il materiale che hai avuto, insomma, che ci regalerai, insomma, quindi per darci veramente una chicca in più. Quindi Paolo, grazie di cuore per il tuo tempo. Grazie a te. Continua a seguirci su coachfactor.it, anche perché insomma la puntata che uscirà sarà appunto tutta dedicata al mondo dello scout. Va bene, va bene. Ciao, buon lavoro, grazie. Grazie mille. Ciao. Nel ricordarvi di inviarci tutti i vostri commenti, suggerimenti, critiche e richieste sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook o sui nostri vari canali social, e vi ricordo anche come avere il materiale che ci hanno regalato Paolo Giardinieri, Paolo Perrone e Andrea Carbone. È un materiale inedito, ci sono fogli gara di preparazione partite contro Verona, contro Modena, contro la nazionale serba, il fogli gara della nazionale giovanile, più statistiche relative a top team di altissimo livello. Tutto questo materiale vi verrà inviato se siete iscritti al nostro sito nella newsletter relegata a questa puntata. Se non lo siete ancora e volete il materiale, è sufficiente andare sul sito, iscrivervi. Nei prossimi giorni ci saranno ancora alcuni regali che ci hanno lasciato i nostri intervistati. Abbiamo finito di terminare la seconda masterclass, veramente una puntata imperdibile. In più di 1000 avete già ascoltato la prima masterclass sul muro, la seconda è dello stesso livello, molto molto bella, molto molto ben fatta, quindi restate con noi per seguire tutte le novità. Buona giornata a tutti. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.